Cos'è che ti manca? Una cosa di tutto. Cioè, la cosa che ti manca di più qual è? Sembra la mia libertà, che non me la date. Ok, la libertà per te cos'è? Ti potrebbe bastare andare in giro anche accompagnato da me, sì, a fare delle passeggiate? Per il resto del tempo invece stare qui in struttura? Ti basterebbe questo? Sì. Lello ci ha fatto un po' penare, vero Tino? Racconta a tutti quanti che cosa abbiamo dovuto fare l'altro giorno per andarlo a recuperare. Abbiamo girato Bari come un calzino. È Toritto, è Cassano, 325 chilometri. Prima di trovare Lello alla stazione di Bari a parlare con alcuni conoscenti. È vero, Le? Abbiamo trovato la stazione. La stazione? Per sbaglio mi sei chiesto la stazione. Per sbaglio, perché ringraziamo quell'amico che ci ha detto che 5 minuti prima lo aveva visto parlare con della gente alla stazione. Lì abbiamo capito che forse avevamo finito di girare intorno il mondo per riuscire a trovare Lello. Lello, ti rendi conto che quello che hai fatto non è stata una cosa, no, intelligente, diciamo così, una cosa che si doveva fare? L'hai capito? Questo l'ho capito bene, non sono ignorante. No, nessuno ti ha detto che sei ignorante, lo so. Capiamo anche noi il fatto che tu voglia andare a fare ogni tanto una passeggiata, voglia andare in centro, a Bari, no? È così. È vero? Sì. È questo che volevi fare? Non volevi fare chissà che cosa, scappartene per andare chissà dove, è vero? Sì. Sei dispiaciuto di questo? Sono dispiaciuto. Non sembri molto convinto. Sei dispiaciuto di questo? Sì? Ok. Quindi adesso aspettiamo di avere l'autorizzazione per poter andare in giro noi due. Giusto? Sì. Vediamo un po' casa. Sì. E so che hai un desiderio a pranzo. Che cosa vuoi mangiare? Lo sai Gianno, che cosa dico? Dillo. Che lo dobbiamo dire a chi deve prepararla. Gianni, preparati, perché Lello ha un desiderio. Lello, spieghiamo a Gianni come devono essere queste. La tripolina con le cozze. Allora, la tripolina con le cozze, Gianni, mi raccomando, col sugo delle cozze, vero? Non col sughettino dei pomodorini o in bianco, no, col sugo. Tripolino, come deve essere la cottura? Al dente? Al dente, sì. Al dente. Ma dovete in cucina e cuciniamo insieme. Gianni, perché c'è la possibilità che Lello, no, possa darti anche una lezione, perché sulla tripolina col sugo di cozze è il numero uno. Oggi avevo preparato un sugo, Gianni. Del ghiotto, avevo già preparato tutto. Vabbè, Beppe, arriviamo, però tieni in caldo. No, sennò poi diventare brutto. In caldo no, li devi rifare, c'è poco da fare. Mi tieni sempre sul filo del rasoio a me. Cos'è che devi fare? Di. E di. Cos'è che devi fare? Mi preoccupo, quando fai così mi preoccupo tantitino, è vero o no? Certo. Ci preoccupiamo. Posso stare tranquillo che quantomeno aspetti che ci danno l'autorizzazione per fare un'uscita e andare in giro? Che non esci prima? Vabbè, anche perché c'è il rischio, e questo lo diciamo senza problemi, che la struttura possa prendere la decisione, nel caso in cui Lello dovesse andare via un'altra volta, di non accoglierlo più. Quindi Lello si troverebbe nelle condizioni ulteriori di dover ricominciare da un'altra parte, conoscendo altre persone e chissà che altro può succedere. Va bene, allora, ci vediamo appena abbiamo l'autorizzazione per andare a mangiare la tripolina. Come? E per andare a vedere casa. Quando? Quando avremo, Tino? L'autorizzazione. Tino e compare! Tino e compare! Quindi intervieni qualche volta in modo tale da convincerlo a stare sulla retta via. Come va? Beh, a posto. Sal dire il farcio di mezzo? Un oceano? No, Lello. Ah, Lello. Sal dire il farcio di mezzo? Lello. Che Dio ce la mandi buona. Hai altri luoghi comuni da dire? No, basta così.